Sembra che la notte stia scendendo sulla grande e super armata Russia. Leggendo appunto gli articoli dei giornali di questi giorni, che riportano come i soldati russi scappino di fronte all'avanzata degli ucraini, sembra proprio che la notte, la peggior notte, sta scendendo sopra l'ex potenza numero 2 del mondo. Ma qualcuno potrebbe dire, ma Putin potrebbe usare l'arma nucleare, le armi supersoniche nucleari? Probabilmente no. Così come ha fatto con l'arma più potente che aveva, che sarebbe il gas, non usata. Se avesse bloccato il gas all'Europa quando l'Europa gli ha messo le sanzioni più grosse e peggiori, no? Fin dall'inizio, che avrebbero stritolato l'economia russa, avrebbe fatto implodere l'Europa intera. E tutti possono capirlo dopo che hanno scritto e riportato i giornali cosa succederà all'Europa con meno gas, che è andato a cercarlo da una parte all'altra per riuscire a riscaldare le case del popolo europeo con difficoltà, e forse, come dicono gli esperti, verrà a mancare il riscaldamento alla fine dell'inverno. Ecco, l'arma più potente che aveva Putin era proprio il gas, e ne riportai sul primo video, però stranamente non l'ha usata. Anzi, nonostante l'Europa, come dichiara adesso, addestri i soldati ucraini, abbia mandato da mesi e mesi armi all'Ucraina che ha usato, all'esercito ucraino che ha usato per uccidere decine di migliaia di soldati russi, nonostante tutto questo, Putin ha continuato a far avere il gas all'Europa, impedendoli di implodere a livello economico, creando milioni e milioni di disoccupati. Ecco, dico una cosa elementare, che ha riportato, ha detto proprio il presidente iraniano, quando ha offerto, visto la mancanza del gas russo all'Europa, ha offerto di dare l'energia elettrica a tutta l'Europa, ponendo una condizione: basta che mi togliete le sanzioni. Ecco, quello che avrebbe dovuto fare Putin fin dall'inizio: vi do il gas e togliete le sanzioni. Non l'ha fatto. Adesso si dice che vorrà, messo alle strette, potrebbe usare la bomba atomica o i cosiddetti missili supersonici nucleari. Ma se fa come ha fatto col gas russo, sono solo parole, perché non ha usato l'arma più potente che aveva per piegare l'Europa e farsi togliere le sanzioni. Per cui anche i missili nucleari potrebbero essere soltanto parole. Parole così come ha detto quella volta, un mese fa, dicendo che stava usando la Russia la minima forza in Ucraina, e che se la NATO e l'America volevano affrontarlo, confrontarsi con loro, bastava che scendessero in campo. Se fossero scesi in campo, la Russia, oggi come oggi, non ci sarebbe già più, avrebbe già perso. Già, l'arma più potente che aveva Putin era il gas. Avrebbe dovuto bloccarlo fin dall'inizio e non dare il tempo all'Europa di riempire i serbatoi quasi completamente, e così cercare anche altro gas in varie zone. Non soccombere a livello economico e non stritolare i cittadini europei con le bollette estremamente care che stanno facendo chiudere bar e varie attività commerciali.
come si dice. I fatti sono questi. Oltre poi a notare, a leggere sugli articoli che chiunque probabilmente avrà letto, che molti avranno letto, il fatto che l'esercito russo non ha nemmeno le divise per vestire tutti i soldati che sta arruolando, non ha armi se non quelle vecchissime da darle e via dicendo, non ha ricognitori per poter controllare le varie azioni dell'esercito ucraino e tutto il resto, cioè tutta una situazione assurda. Ma che cosa ha fatto la guerra a fare se non aveva nemmeno un esercito in grado di combattere una guerra? Come dire, sembra quasi che la Russia abbia cercato da sola la sua fine, la sua prima grande sconfitta in tutti i sensi, economica e militare. Roba da non credere. La seconda potenza armata del mondo che soccombe in uno scontro diretto in Ucraina. Anche se dicono che i soldati ucraini sono addestrati dall'America, dall'Inghilterra, in Europa, ma non è sufficiente come scusa per evidenziare una sconfitta così atroce, tremenda, che può demoralizzare chiunque, non solo in Russia, e vergognarsi di essere russo. Che cosa abbia iniziato a fare la guerra Putin, nessuno lo capirà mai. Sembra quasi però che sia lui quello che potrà, i suoi ovviamente stretti collaboratori, che porterà la sconfitta alla Russia stessa, non tanto l'America e la NATO, ma proprio Putin con le sue incapacità di decidere cosa fare, usando soprattutto, come ho detto inizialmente, l'arma più potente che aveva, il gas e il petrolio, bloccando l'invio di esso all'Europa intera. Perché non l'ha fatto? Ma ci sarebbero altri perché di cose che Putin ha detto e non ha fatto, e come hanno riportato appunto vari esperti russi che lavorano in America o comunque insegnano nelle università americane, ha detto: è strano che l'esercito russo non abbia visto l'avanzata di 8 battaglioni di ucraini, e così vi dicendo. Mancano gli osservatori, manca questo, manca quello, manca tutto all'esercito russo. Nonostante questo, Putin ha continuato a far avere il petrolio all'Europa e il gas soprattutto, anche se hanno rotto i due gasdotti sottomarini. Proprio oggi hanno dichiarato l'ENI che arriva da un'altra parte il gas russo. Ma cosa vuol dire? Che la Russia continua a dare il gas all'Europa, che è ostile fin dall'inizio e vuole distruggere l'economia russa. Nonostante questo, Putin fa avere ancora il gas all'Europa. Sembra qualcosa di assurdo, di estremamente illogico, quasi come se, dico quasi come se, Putin stesso stia facendo crollare il vecchio potere russo. Sembra illogico, sembra quasi assurdo, ma i fatti questo dimostrano. Ecco il motivo per il quale comunque sia Putin, pur parlandone, o almeno ne parlano i giornali, non sparerà mai, non lancerà mai testate personiche sulla NATO, sull'Europa e via dicendo.
perché non l'ha fatto almeno col gas. Lì bastava bloccarlo per far crollare, come dicevo inizialmente, l'economia, implodere l'economia europea, creando milioni e milioni di disoccupati, o peggio ancora, facendo fallire ditte, industrie, l'attività commerciale, via dicendo. Ma non l'ha fatto. Poi fa il reclutamento, una mezza appunto chiamata alle armi dei riservisti, ma prima di fare questo decreto doveva chiudere le frontiere a coloro che erano riservisti o potevano essere chiamati sotto servizio militare, e così sono scappati in 100.000, 200.000. Poi l'ha chiusi, poi ha chiuso le frontiere, ma avrei dovuto chiuderle prima. Anche questa è una cosa illogica, perché prima si chiude le frontiere sapendo che molti potrebbero andarsene all'estero, e poi si fa il decreto per richiamo dei riservisti. Riservisti, come ha detto appunto degli esperti militari di varie regioni russe, non hanno dove dormire, i letti, non hanno le docce, non hanno le divise, non hanno le armi, e quel poco che c'è, come ha detto appunto questo esperto militare russo, è arrugginito. Anche questo dice molto sul fatto di cosa abbia fatto Putin e i suoi collaboratori più stretti quando è iniziata una guerra. Una guerra che, come dissi nel video, come ho detto precedentemente, il primo fatto, sembrava un esercito, la famosa armata Brancaleone, i soldati che sono entrati appunto in Ucraina, perché mollavano i carri armati, erano ragazzi di leva, si sparavano le gambe per tornare a casa e via dicendo, si facevano invitare a mangiare dagli ucraini perché avevano fame, e alcuni addirittura li facevano telefonare a casa. Ma che guerra è quella? O forse qualcuno l'ha iniziata proprio per perdere la Russia e far decadere così il potere politico che c'è su da decenni in Russia e governa ancora. E questo è il modo che spiegherebbe questo assurdo intervento della Russia in Ucraina, non avendo nemmeno armi, non avendo un esercito reale, vero, che si è confrontato con quello appunto degli Stati Uniti e della NATO, farebbe ridere, perché sono super addestrati dopo 20 anni e poi appunto di attività che hanno svolto in Afghanistan, per cui sanno come combattere, come muoversi, diversamente dai ragazzini chiamati o mandati a fare l'invasione in Ucraina, che avevano paura, telefonavano alla mamma piangendo. Non c'è confronto. Ecco perché ho detto, sembra quasi che qualcuno là in Russia abbia voluto questo intervento in Ucraina per far crollare, perdere la Russia. Qualcuno potrà dire, ma non erano ben informati. Già, ma prima di iniziare una guerra del genere bisognerebbe sapere su cosa ci si appoggia. Le armi, gli alloggiamenti, le divise e l'addestramento dei soldati che mandi a combattere, anche per una causa giusta, ma bisogna avere un esercito per farlo. È vero che uccidevano nel Donbass da 8 anni i filorussi, ma per intervenire bisognava avere un esercito e soprattutto una decisione, una determinazione, bloccando appunto le forniture di gas ai paesi ostili, come ha detto l'Iran. Noi vi diamo la luce, il gas, quello che volete, ma ci togliete le sanzioni. Ecco, cosa che Putin non ha fatto, nonostante tutto, nonostante 40.000 soldati russi, ragazzi soprattutto, morti, adesso perde terreno, scappano i russi. Sono morti per niente tutti questi ragazzi russi.
poi oggi Putin ha detto, ma poi riconquistiamo i territori perduti. Sì, poi a parole sembra che Putin abbia molto la capacità di parlare più che di concretizzare le cose. Già, un giorno sapremo la verità, perché i fatti dimostrano che qualcosa è ancora nascosto in sua storia. Già, dico appunto che nel buio, nell'ombra della notte, può nascondersi una verità che si potrà conoscere solo un giorno dopo la sconfitta definitiva della Russia, perché la NATO già da mesi ha predisposto più di 700-800.000 uomini intorno alla Russia, pronti a intervenire, e quelli sì che sono super addestrati. E vedendo la fine che sta facendo l'esercito russo contro gli ucraini, ci vorrà poco per la NATO e l'America prendere tutta la Russia. Questa sembra la prospettiva più logica, più immediata. Non per niente l'America ha mandato e armato gli ucraini proprio per assaggiare il terreno e poi, dopo decine di anni che aspetta, invadere la Russia e piegare, dopodiché, anche la Cina. La notte, comunque sia, è scesa sulla Russia.